Buongiorno agli ascoltatori da Fabio Sebastiani in studio per il consueto appuntamento con l'informazione. Vediamo insieme quali sono le notizie oggi sul nostro tavolo, cominciando dalle notizie dall'estero. Il Financial Times ieri ha pubblicato una notizia che si riferisce alla Deutsche Bank e ai rapporti di questa con la BCE. Sulle 50 banche europee esaminate dalla Banca Centrale di Francoforte negli stress test dello scorso luglio, a poter godere del privilegio di contabilizzare incassi non ancora ricevuti è stata proprio la banca tedesca, la Deutsche Bank. Si tratta di 4 miliardi di dollari derivanti dall'operazione di vendita di una quota nella banca cinese Hua Xia alla banca spagnola Caixa Bank, per esempio. Come rileva il Financial Times, non è stato riconosciuto lo stesso identico trattamento di favore. Insomma, nonostante i buoni propositi, la spaccatura tra Nord e Sud Europa si sta aggravando ancora, dopo le figuracce del governo tedesco e della Bundesbank che pontificavano sulla scarsa solidità delle banche italiane, non curandosi del tracollo di Deutsche Bank in casa propria. Ora anche la BCE però sembra aver perso qualsiasi credibilità. E passiamo alle notizie dall'Italia. È pronta la legge di bilancio, una manovra che sale a 25 miliardi con un deficit fino a 13,3 miliardi e nuove entrate fissate a 8,5. Ieri il ministro dell'economia Piercarlo Padovan ha spiegato la situazione dell'economia italiana e della manovra in Parlamento davanti alla Commissione Bilancio. Ribadite le stime di crescita nonostante i dubbi dell'Ufficio Bilancio della Camera. Entro una settimana sarà pronta la manovra che dovrà contenere le risorse per dare seguito alle tante promesse e agli impegni presi. Dallo sbocco dei contratti dei lavoratori pubblici alle pensioni, dalla ricostruzione post terremoto alla messa in sicurezza delle scuole e alle misure per contrastare la povertà. Rimangono però in ballo i tagli alla sanità. Intanto, secondo un conteggio della Fondazione Leone Moressa, che è andato proprio a verificare il peso dei migranti sia sulla popolazione che sul PIL e quindi sulle casse pubbliche, gli stranieri valgono 127 miliardi di PIL e 640 mila pensioni pagate. Questi sono i conti individuati nel rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione redatto appunto dalla Fondazione Leone Moressa. Dal punto di vista demografico, ad esempio, gli italiani in età lavorativa rappresentano il 63,2, mentre gli stranieri rappresentano il 78,1. Sul fronte pensionistico, il rapporto della Fondazione ha evidenziato come i contributi previdenziali versati dagli immigrati hanno raggiunto quota 10,9 miliardi, equivalenti a circa 640 mila pensioni italiane. A questo va aggiunto il gettito IRPEF complessivo pagato dai contribuenti stranieri, che arriva a 6,8 miliardi di euro. Significativo è anche il contributo dato dall'imprenditoria straniera. Nel 2015 si contano 656 mila imprenditori immigrati e 550 mila imprese a conduzione straniera, che contribuiscono con 96 miliardi di euro alla creazione del 6,7 del valore aggiunto nazionale. Proprio per quanto riguarda la legge di bilancio, e chiudiamo qui questo tema dedicato alla legge di stabilità, ci sono state le proposte di Legambiente, che invita il governo a ridisegnare la fiscalità in chiave ambientale, cancellando rendite e privilegi contro l'ambiente e definendo nuove regole di tassazione più trasparenti e chiare per tutta una serie di settori come le cave, le acque minerali, le concessioni balneari, i rifiuti e il consumo del suolo, non dimenticando le trivellazioni di petrolio e gas. Sono 15 proposte che la Lega Ambiente ha inoltrato a Palazzo Chigi. Per realizzarle, dice Lega Ambiente, è indispensabile che il governo abbia il coraggio di cancellare rendite e privilegi non più ammissibili. L'eliminazione di questi privilegi consentirebbe infatti di generare quasi 2 miliardi di euro ogni anno. E cambiamo argomento, passiamo al reato di tortura. Domani ci sarà una iniziativa alle 10 a Montecitorio
promossa dall'associazione Antigone, a cui hanno partecipato tutta una serie di associazioni interessate al tema della tortura. Aspettiamo da 28 anni che il nostro paese approvi una legge che renda possibile perseguire questo crimine contro l'umanità, si legge nel documento, nonostante tutte le pronunce dei giudici anche a livello europeo e i numerosi casi che si sono verificati in questi giorni. Tra le altre organizzazioni ci sarà presente anche la funzione pubblica CGIL nazionale. Saremo in piazza il 13 ottobre, si legge in un comunicato, per rivendicare l'introduzione del reato di tortura affinché diventi uno strumento non contro qualcuno ma a difesa dello Stato di diritto. La decisione a metà luglio di rinviare la discussione della legge al Senato, ancora data da destinarsi, è stata gravissima, soprattutto dopo che anche la Corte di Strasburgo si è pronunciata in tal senso, condannando i fatti della scuola Diaz e tanti altri casi che intanto l'Italia ha accumulato in questi anni. Cambiamo argomento, passiamo alle notizie che riguardano i consumatori. In arrivo cattive notizie per i risparmiatori, che sarebbero poi gli utenti delle banche. Secondo molti quotidiani economici nazionali, gli istituti Unicredit, Banco Popolare e UbiBanca hanno applicato rincari di circa il 6% sul costo del mantenimento dei conti correnti. Il motivo di tale aumento è quello di recuperare parzialmente i contributi versati al Fondo Nazionale di Risoluzione, venuto di recente in soccorso delle crisi di Banca Etruria, Banca Marche, Cari Ferrara e Cari Chieti. L'azione di modifica unilaterale dei costi dei contratti a tempo indeterminato è chiamata dalla legge lo ius variandi, come spiega il centro di ricerca e di tutela dei consumatori e degli utenti. Si tratta di un diritto legittimamente riconosciuto alle banche ed è disciplinato dal testo unico bancario. Il punto è che per esercitare questo diritto vanno rispettate alcune condizioni. La banca deve comunicare in forma scritta al cliente la modifica con un preavviso minimo di 2 mesi dalla sua applicazione. Se al conto corrente poi sono legati alcuni servizi aggiuntivi, essi non seguono in via automatica il trasferimento recesso dal conto principale. Bene, e siamo all'ultima notizia. Ieri ci sono stati alcuni sgomberi a Bologna in un edificio in via De Maria. 16 nuclei familiari sono stati sgombrati, corrispondenti a 65 persone, di cui 25 minori. Ci sono stati degli scontri e le forze dell'ordine sono intervenuti anche sui giornalisti. La cronaca riporta anche di ostacoli posti dalle forze dell'ordine ai giornalisti presenti nello svolgere il loro dovere di cronaca, come ha sottolineato il parlamentare Giovanni Paglia. Su questo c'è una nota dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna che esprime la sua ferma condanna nei confronti del comportamento di alcuni carabinieri che durante lo sgombero dello stabile a Bologna, di fronte al richiamo al diritto di cronaca effettuato da alcuni giornalisti dell'emittente Radio Città del Capo, che volevano avvicinarsi alla zona dell'intervento per meglio documentare i fatti, hanno risposto negando tali diritti. C'è una netta presa di posizione e un invito ai vertici dell'Arma dei Carabinieri a fare chiarezza sull'accaduto, ad accertare ogni tipo di responsabilità per evitare episodi del genere possano ripetersi. Bene, è tutto per il momento, noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a seguire ancora la nostra programmazione. Is everybody okay out there? Do you feel all right? Ooh.
generator. Rock the beat with your keys. Allora, riapriamo i microfoni qui dalla redazione di Radio Rete Edicola. Avete appena sentito il nostro GR con tante notizie interessanti che non trovate sugli altri giornali, quello della Deutsche Bank. Poi torneremo ad approfondire alcuni temi, soprattutto quelli legati all'editoria. Ho trovato dei materiali interessanti per quanto riguarda la vicenda del Sole 24 Ore, che ha sicuramente bisogno di alcuni approfondimenti. Ne parleremo più tardi, magari intorno alle 11 o alle 11 e mezza, dipende un po' da come entriamo nella mattinata e come entrano soprattutto i vari appuntamenti. Dunque, alle 10.40 abbiamo un collegamento telefonico un po' speciale. Torniamo ad occuparci di Roma. L'abbiamo fatto tempo fa con l'intervista all'assessore Paolo Bardini. Oggi invece entriamo nella conferenza stampa, anzi la conferenza stampa ci sarà alle 11, noi ci collegheremo alle 10.40 con uno dei tanti cittadini rappresentanti delle associazioni che stanno cercando di capirci qualche cosa sulla famosa costruzione dello stadio della Roma a Tor di Valle, un quadrante, un bel pezzo di città, diciamo intorno a sud-est, più est che sud, ma insomma sotto sicuramente quel quadrante più turistico e più ricco che gira intorno alla zona del Vaticano. In quel quadrante lì, abbandonato insomma da diversi anni, vogliono costruire il nuovo stadio della Roma, così viene denominato. In realtà è un intervento urbanistico piuttosto pesante, i cittadini si stanno battendo. Oggi parleremo con uno di loro, Maurizio Messina, che parteciperà alla conferenza stampa delle 11, quindi avremo qualche anticipazione sui documenti che verranno presentati nel corso della conferenza.